Affrontiamo l'argomento della gestione del tempo e non voglio essere banale dicendoti prendi un'agenda, scrivi le priorità, perché questo non funziona. Quante volte hai preso un pezzo di carta, hai scritto le priorità e poi la tua vita non è migliorata? Il motivo è molto semplice. Devi imparare a gestire meglio il tempo per sentirti soddisfatto. La meta quindi è la tua soddisfazione. Ecco che cosa non ti va bene nella gestione del tempo: il fatto che non stai facendo attività che ti rendono soddisfatto. Se ti organizzi, usi meglio la tua risorsa non riciclabile per eccellenza, il tempo, e di conseguenza migliora la qualità della tua vita. Come vedi, siamo subito entrati nel vivo dell'argomento, per come io tratto l'argomento, perché io mi occupo di soluzioni che funzionano per rendere migliore la qualità della vita. E infatti, il centro del miglioramento personale è sempre la qualità della vita. Devi imparare a gestire il tempo in funzione della qualità della tua vita, cioè del senso che tu esprimi. Voglio passarti alcune indicazioni. Innanzitutto, per prima cosa, pianifica la tua vita, cioè abbi una meta generale, definita e scritta, che esprime il motivo per cui esisti. Te lo dico subito senza giri di parole: se tu non hai scritto la meta della tua vita, allora non sai cosa stai facendo. Sicuramente potresti dirmi che hai un diploma di laurea appeso al muro che dice che tu sei un dottore, oppure potresti dirmi che hai delle bollette da pagare e quindi quella è l'evidenza che tu devi pagare. Quelle non sono mete, quelli sono dei pezzi di carta. Il motivo per cui tu esisti è una meta fondamentale, che è la base della pianificazione della tua vita. Quindi, come prima cosa in assoluto per gestire bene il tuo tempo, devi pianificare la tua vita. Certo, perché se non sai qual è la meta generale, come fai a gestire il tempo? Seconda indicazione. Basandoti sulla tua meta, decidi le priorità nell'anno, nei mesi, nelle settimane. Questo ti dà una visione chiara e grande motivazione. È fondamentale che tu sia motivato in quello che fai, perché se non hai motivazione non puoi neanche vedere cosa stai facendo. E devi saperlo settimana per settimana, mese per mese, anno dopo anno, basandoti sulla tua meta. Cioè tu devi sapere che da qui a 20 anni sarai arrivato a quella meta. Datti delle mete ambiziose, delle mete che esprimono vero senso nella tua esistenza. Quando tu sai che da qui a 20 anni sarai arrivato a quel punto, allora sai cosa devi fare nei prossimi 10 anni, cosa devi fare quest'anno, cosa devi fare questo mese, questa settimana e oggi. Questa è una visione chiara che ti dà grande motivazione. Altra indicazione. Lavora ogni giorno per la tua meta, evitando tutte le attività che non corrispondono alla tua meta. Coltiva ogni giorno la visione della tua meta, questo è fondamentale. Non disperdati dicendo, beh, adesso per 3 mesi mi occupo di questa cosa, poi penserò al senso della mia vita. Non funziona, la tua vita è anche adesso, è anche in quei 3 mesi in cui tu stai facendo qualche cosa che non ritieni adatto a te. E allora, per gestire bene il tuo tempo, evita tutte le attività che non corrispondono alla tua meta. Questo è fondamentale, prima di procurarti un'agenda per scrivere cosa devi fare. Devi sapere ogni giorno qual è la visione chiara della tua meta. E un'altra indicazione è questa. A questo punto, soltanto adesso, non prima, organizza le tue giornate. Quindi ripassa i 3 punti che ti ho appena elencato. Devi sapere esattamente chi sei, qual è la tua meta, devi avere una pianificazione scritta. A questo punto, quando hai una pianificazione scritta, puoi passare a quei consigli spiccioli che ti danno tante persone senza capire però qual è il senso della vita. Ripassiamoli velocemente. Innanzitutto raggruppa le attività simili, come fare la spesa, gli spostamenti. Cerca di fare la spesa una volta alla settimana o 2 volte alla settimana. Non andarci tutti i giorni per lamentarti tutti i giorni di fare 7 ore di coda tutte le settimane alla cassa per pagare. Oppure gli spostamenti. Vedi di ottimizzare i tuoi spostamenti. In questo modo guadagni del tempo. Altre cose che puoi fare, usa schedari per i documenti, documenti personali, documenti di lavoro, ricevute di pagamento. Questo è molto importante anche perché un giorno potresti aver bisogno di far vedere che hai pagato una certa cosa. Sii ordinato, sii preciso, questo è anche ordine mentale e ti aiuta a vedere quanti soldi entrano, quanti soldi spendi, per che cosa li spendi e quindi ti rendi conto se è veramente importante dedicarti a certe attività. Pianifica la tua routine. I menù, ad esempio. Tutte le settimane ti trovi davanti al problema cosa faccio da mangiare. Potresti crearti dei menù
che puoi variare, certo, ma almeno sono delle tracce che agevolano la scelta degli articoli che compri quando fai la spesa, la gestione del tuo tempo, e lo stesso vale per gli abiti, perché devi stare un quarto d'ora, mezz'ora davanti all'armadio o davanti allo specchio per vedere se stai bene. Quando tu stai bene, quando tu hai una meta, sai quali sono le vere priorità nella vita. 5 minuti sono più che sufficienti per pettinarti, per aggiustarti la cravatta, per fare il trucco. Se ci metti più di 5 minuti, tu stai dimostrando insicurezza in te stesso. Te lo dico senza giri di parole anche qui. Se hai bisogno di apparire, a meno che tu sia un attore che stai entrando in scena, ma non credo che tu sia un cantante lirico che tutti i giorni devi entrare in scena, se tu sei una persona normale che ti senti indeciso su come ti vesti, qual è l'accessorio, qual è il colore, e perdi più di 5 minuti per la scelta dei tuoi abiti, allora tu stai dando molta importanza alla esteriorità perché non ti senti capace di avere valore. Pianifica la tua routine, sai quali sono gli abiti stagionali, sai come indossarli, sai quando è il momento di lavarli e quindi ti organizzi. Quando guadagni tutto questo tempo, ti consiglio di trascorrere più tempo con le persone a cui vuoi bene. Questo è molto importante, quindi tutte le ore che risparmi facendo la spesa in modo intelligente, evitando di andare a cercare le ricevute che hai già pagato ma non trovi più, e pianificando la tua routine per piccole cose come gestire il menu, come gestire la scelta degli abiti, tutte quelle ore che tu avanzi, trascorrile con le persone a cui vuoi bene. Questo è molto importante. I legami familiari, i legami di amicizia, quelli veri, quelli sani, quelli basati sull'etica, sono fondamentali. Quindi la qualità della vita viene qua. Tu gestisci meglio il tuo tempo e ti senti soddisfatto se nella tua giornata tu hai avuto tempo per stare bene, umanamente parlando, con le persone che meritano. E infine, consiglio fondamentale, io ti dico gestisci una tua impresa di vero valore etico, anche se stai lavorando per pagare le bollette, anche se sei sotto pressione perché siamo in un sistema economico che ci schiaccia. Tu abbia una visione che ti porta ad aprire una tua impresa, perché una tua impresa, una tua attività è quanto ti dà la maggiore soddisfazione. Quindi ritaglia il tuo tempo, evita di perdere le ore a far la coda dentro un'automobile perché non hai organizzato bene i tuoi spostamenti. Trova ogni giorno 1, 2 ore per dedicarti a una tua impresa di vero valore etico. Questo significa gestire bene il tempo e sentirsi soddisfatti. Se oggi ti senti sotto pressione e se soffri a causa di ciò, devi rivedere la meta della tua vita e, se occorre, devi allinearla verso i valori superiori, gli unici degni per un essere umano: amore, verità e bellezza. Per gestire bene il tempo, per sentirti soddisfatto, devi agire nel segno dell'amore, della verità e della bellezza. Questi sono gli unici valori per un essere umano. Tutte le altre cose, come i titoli di studio, come le proprietà, come la gara della diplomazia internazionale per fare le guerre, sono sciocchezze. Lì c'è soltanto confusione e dispersione, lì c'è pressione, lì ti senti in sofferenza perché tu lavori e non la guadagni abbastanza, i tuoi risparmi vengono consumati prima ancora che arrivi a usarli tu perché l'inflazione, la crisi economica li ha fatti scomparire. Se tu hai una vita che dipende da questo, devi rivedere la meta della tua vita. E se occorre, se ti rendi conto che la tua vita è sbilanciata, devi allinearla verso i valori superiori, che sono gli unici degni per un essere umano. Tu sei un essere umano, ricordati. E quindi, per gestire bene il tuo tempo, per sentirti soddisfatto, agisci nel segno di amore, verità e bellezza.